Presidente. Fai così. Noi abbiamo detto. Almeno ci proviamo. Pax Christi. Pax. Che si scrive con la X? Daniele. Buongiorno anche alle persone che non sono intervenute al presidio, ma sono qui nei dintorni o per lavoro o per pratiche burocratiche. Allora, voi sapete tutti quanti che la nave Aquarius è ancora non è arrivata in un porto. Sono oltre 48 ore. Probabilmente la nave attraccherà a Valencia grazie a un intervento del governo socialista di Sanchez in Spagna. Purtroppo ci troviamo costretti in questa situazione in cui non sappiamo ancora gli esiti per oltre 600 persone che sono in mare. C'è un'altra nave sempre in mare di una ONG della quale non si conosce il futuro immediato. Quello che sappiamo è che il Ministero delle Infrastrutture, su comando del Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno dovrebbe occuparsi dell'interno e non dovrebbe occuparsi dell'esterno, ma purtroppo si occupa dell'interno, anche dell'esterno, hanno deciso di chiudere i porti italiani. È successo che alcuni sindaci, a partire dal sindaco di Napoli, poi di Palermo e di altre città, hanno chiesto invece che i porti vengano aperti. Questo che cosa dimostra? In più rispetto al fatto che in tante città, come stamattina qui, come siamo in piazza, ma anche a Napoli, in tante altre città, a Roma, tante persone si stanno riunendo davanti ai porti, ieri sera a Palermo, domenica notte subito a Napoli e davanti alle prefetture, per chiedere una cosa molto semplice, per chiedere l'apertura dei porti. È un atto di civiltà, è un atto di democrazia contro la barbarie. Stamattina qua siamo riuniti in tantissime, di diverse aree culturali, politiche,